Si chiamava Albintimilium ed era una città importante già in epoca romana, come testimoniano numerosi resti, tra cui un teatro da 5.000 spettatori. Oggi la città, tagliata in due dal fiume Roia, è un punto d'incontro tra culture e tradizioni differenti, i cui colori e profumi si evidenziano nel frequentatissimo mercato del venerdì. Altri appuntamenti imperdibili sono l'agosto medievale e l'annuale battaglia dei fiori. Il centro storico è ricchissimo di monumenti medievali. In via Garibaldi si trova la cattedrale dell'Assunta. La navata centrale è stata costruita tra l'XI e il XII secolo. Quelle laterali sono state aggiunte nel corso del XIII secolo insieme al portale ad arco. Dietro la chiesa, il battistero a pianta poligonale edificato nel 1100. La biblioteca prosiana, fondata nel 1649, è stata la prima biblioteca pubblica della Liguria e custodisce tuttora volumi e manoscritti di grande interesse storico. L'oratorio dei Neri, sede dell'omonima confraternita, edificato nel 1650, conserva pregevoli opere d'arte del Carrega, di Giacinto Aicardo, di Biamonti e della Scuola del Maragliano. La chiesa di San Michele, in piazza Colletta, risale al XII secolo. Nella sua cripta si trovano rari elementi architettonici dell'età romana. Lungo i secoli Ventimiglia, strategica zona di confine, ha assistito a numerose battaglie, come dimostrano le diverse fortificazioni, quali la Porta Canarda, accesso occidentale alla città, ed il Forte dell'Annunziata. Sempre nel comune di Ventimiglia, un altro gioiello della Riviera è Villa Embori, con i suoi splendidi giardini botanici. Sul confine con la Francia si trova il sito preistorico dei Balzi Rossi. Nella roccia rossa, affacciata sul mare di questo estremo lembo di Liguria, si aprono caverne che custodiscono tracce paleolitiche di vita umana. Poco sotto, la spiaggia delle uova, il cui nome deriva dalla curiosa forma dei suoi ciottoli. Da qui, la vista sulla vicina Francia è indimenticabile.